Un immediato dibattito in Consiglio regionale dopo la mozione di sfiducia presentata stamani da Movimento 5 Stelle e Centrodestra nei confronti di Frattura. Urgono soluzioni ai problemi del Molise. Sabino Iafigliola si dimette da presidente del Consiglio comunale di Campobasso. Difficili rapporti con il sindaco e la maggioranza di Palazzo San Giorgio. Secondo filone Open Gate, soluzione con formula piena perché il fatto non sussiste per Del Torto, Iorio ed alcuni funzionari. Ieri il pronunciamento a Campobasso. Consegna dei libri raccolti dall'Albino e dalla Giunti oggi ai bambini delle scuole elementari e dell'infanzia. Un progetto per incrementare le biblioteche degli istituti. Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TLT Molise. I consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle e del Centrodestra hanno depositato questa mattina all'ufficio di presidenza una mozione di sfiducia nei confronti del presidente della regione Paolo Di Laura Frattura a fronte della grave crisi che sta attanagliando il Molise e che impone l'inderogabile esigenza di un dibattito politico in consiglio regionale. Auspicio delle opposizioni è che si possa restituire ai molisani una nuova opportunità di scelta. Come da regolamento la medesima mozione dovrà essere discussa in aula entro 15 giorni. Per Federico e Manzo si tratta di un atto dovuto nei confronti delle migliaia di cittadini stanchi dei siparetti di questi mesi e non solo. La situazione del Molise è infatti drammatica, troppe le vertenze lavorative, sanitarie e infrastrutturali in corso e nessuna soluzione sembra essere stata finora trovata. Il presidente del Consiglio comunale di Campobasso, Sabino Iafigliola, in una conferenza stampa annuncia di aver presentato al protocollo generale le sue dimissioni dalla carica. I motivi sono tutti nei rapporti difficili con la maggioranza che non consente un lavoro adeguato per la città. Il presidente del Consiglio comunale di Campobasso, Sabino Iafigliola, dopo un anno e mezzo si dimette dalla carica ed annuncia, nonostante le critiche, di rimanere nelle fila della maggioranza come consigliere. Dopo una lunga e attenta riflessione ho maturato la volontà di dimettermi da presidente del Consiglio comunale. Ho svolto il mio ruolo in maniera equilibrata ed diciamo imparziale e anche in maniera austera, visto che sono stato l'unico a dimezzarsi l'indennità di funzioni. Io svolgo il mio ruolo di presidente con solo 500 euro mensili. Quindi dopo tante difficoltà, anche a livello diciamo, logistico, visto che l'ufficio di presidenza, la segreteria generale è carente di personaggio e non ultimo il segretario comunale è andato via, io ho avuto tante difficoltà a svolgere il mio ruolo, però tutto ciò non è stato diciamo, apprezzato in primis né dal sindaco né dalla maggioranza. Quindi ho deciso, visto che il sottoscritto non è legato alle poltrone, ma vuole svolgere il ruolo di consigliere solo per il bene comune, ho deciso di dimettermi da presidente del Consiglio comunale. Tutto ciò non significa che io lasci gli scranni della maggioranza, però di volta in volta sui vari provvedimenti deciderò secondo coscienza. Non sono attaccato, ripeto, alle poltrone, posso essere anche di questi tempi una mosca bianca, ma io penso al bene della città, quindi non mi interessano i giochi di potere. È un clima non proprio tranquillo, quindi ci sono un po' animi un po' esasperati. Situazione di emergenza lavorativa nella maggior parte dei reparti ospedalieri al Veneziale di Isernia. Le preoccupazioni dell'Ordine dei Medici sono state esternate al prefetto Filippo Piritone. Il blocco delle assunzioni, il prepensionamento di molti dirigenti medici e il mancato rinnovo dei contratti di lavoro sono alla base della pericolosa riduzione dei livelli di assistenza ai pazienti ricoverati. Il direttivo dell'Associazione Ex Consiglieri Regionali del Molise, dopo un ampio confronto sul tema della possibile sospensione della Corte d'Appello di Campobasso, ha approvato ad unanimità un documento con il quale si dà piena adesione al comitato promotore nato per sostenere la valida, indispensabile ed irrinunciabile presenza del Tribunale nel capoluogo. E secondo filone di Open Gate, i giudici del Tribunale di Campobasso ieri sera hanno assolto tutti perché il fatto non sussiste.
Assoluzione con formula piena perché il fatto non sussiste per Antonio Del Torto, ex presidente del COSIB di Termoli, Michele Iorio, ex governatore del Molise, Vittorio Abiuso e Franco Di Michele, funzionari consortili, e Michele Perrino, funzionario della provincia di Campobasso, tutti coinvolti nell'inchiesta relativa al secondo filone di Opengate con le accuse a vario titolo di corruzione, falso ideologico e abuso d'ufficio. Ieri sera il pronunciamento dei giudici del Tribunale di Campobasso dopo 2 ore di Camera di Consiglio, dunque la chiusura di un altro capitolo legato ai fatti che nel dicembre del 2010 videro i carabinieri del nucleo operativo ambientale del capoluogo intervenire in Basso Molise per un illecito smaltimento di fanghi nocivi su terreni agricoli dell'area. Nel mirino la Inside SRL, la società gestita all'epoca dei fatti dall'allora presidente del consorzio industriale della Valle del Biferno Del Torto e da suo figlio. L'accusa sosteneva che Iorio avesse legalmente nominato Del Torto commissario straordinario del COSIB, un atto per l'attuale consigliere regionale assolutamente legittimo. Sempre per l'accusa invece Del Torto aveva corrotto il funzionario della provincia Perrino perché stilasse un documento che comprovasse come gli scarichi del COSIB confluissero direttamente in mare e non in acque superficiali, dinamiche che avrebbero coinvolto Vittorio Abiuso, in passato responsabile dell'area tecnica del COSIB, e Franco Di Michele, già responsabile del depuratore dell'ente. Dopo l'incontro con il vice ministro agli interni Filippo Bubbico, che ha confermato sia l'interessamento per la questione della prefettura di Isernia quanto la sua prossima presenza in Molise per le questioni di pubblica sicurezza e dei relativi presidi presenti sul territorio molisano, il senatore Roberto Ruta e l'onorevole Danilo Leva hanno incontrato il sottosegretario agli interni Gian Piero Bocci, al quale hanno espresso le preoccupazioni per la proposta di riorganizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'Interno, che prevede la chiusura di 23 prefetture, tra cui anche quella di Isernia, che verrebbe accorpata a Campobasso. In particolare i due parlamentari hanno rappresentato la necessità di mantenere la realtà Pentra quale presidio di sicurezza in una zona di confine con territori ad elevata presenza di criminalità organizzata. Il sottosegretario Bocci, pronto ad un confronto serio con le istituzioni locali che tenga conto delle istanze provenienti dal territorio. Giuseppe Boccarello, ex direttore generale dell'ufficio scolastico del Molise, è il nuovo coordinatore del partito Noi con Salvini al comune di Boiano. Boccarello, oggi in pensione, è stato nominato direttamente dal coordinatore regionale del movimento Luigi Mazzuto. E gli infermieri molisani vincitori di concorso negli ospedali del centro-nord del paese sono circa 100, molti di loro dopo almeno 8 anni chiedono di tornare in regione e attendono lo sblocco del turnover. Martedì 24 si riunirà il comitato tecnico a Roma per valutare la situazione nazionale. Lavorano soprattutto in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Marche, Umbria, ma dopo 8-10 anni lontani dai propri affetti familiari vogliono tornare negli ospedali molisani. Gli infermieri della regione, circa 100 unità, attendono risposte positive dal tavolo tecnico previsto nella capitale martedì 24 sullo sblocco del turnover e della mobilità nazionale. Siamo un gruppo di infermieri molisani che circa 8-10 anni fa sono stati costretti, poiché nella propria regione non riuscivano a trovare uno sbocco occupazionale valido, a fare le valigie e andare a fare un concorso fuori. Quindi abbiamo partecipato a un concorso, abbiamo fatto delle prove selettive anche molto impegnative fino ad ottenere quello che volevamo. Oggi perché siamo qua? Siamo qua a chiedere, nel momento in cui avverrà lo sblocco del turnover, che auspichiamo avvenga nel più breve tempo possibile, sappiamo che il 24 novembre ci sarà il tavolo tecnico a Roma, nel momento in cui questo avverrà vogliamo che siano aperte immediatamente le procedure di mobilità e quindi vogliamo vedere riconosciuto il diritto a tornare nella nostra regione il prima possibile, perché sono troppi anni che siamo fuori e che quindi questa situazione ci ha arrecato notevoli danni sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista morale, perché abbiamo lasciato la nostra terra, abbiamo lasciato le nostre famiglie, amici, parenti e conoscenti. Stiamo valutando seriamente, abbiamo deciso di costituirci in un comitato, poiché naturalmente per problemi logistici, come è evidente, siamo tutti sparsi nel settentrione e quindi attraverso un comitato riusciremo a seguire tutto ciò che avverrà in regione, quindi tutti i provvedimenti che intenderà adottare l'azienda. Ed inoltre alcuni di noi si sono forniti di un legale appunto per vedere ancora più da vicino cosa avverrà nell'azienda in cui intendiamo tornare a lavorare.
Un trentenne di Isernia è stato arrestato dai carabinieri per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti nei confronti di giovani acquirenti, in particolare studenti della provincia Pentra e dei paesi limitrofi del Casertano. Sempre per spaccio è domiciliare un 35enne di Cantalupo del Sannio ed ancora un 23enne afghano ospite in una struttura di accoglienza denunciato per aver minacciato per futili motivi il titolare dell'attività. Deferito anche un 40enne isernino responsabile di minacce nei confronti di una donna sua conoscente. I cittadini molisani non possono rimanere fermi ma chiamati a difendere il proprio territorio naturale. Sono 13 le nuove richieste di ispezione petroliere da parte delle società private grazie allo Sblocca Italia. Per impedire la nuova deriva petrolifera nel Molise centrale, le associazioni ambientaliste informano la popolazione dell'assalto delle trivelle nelle campagne di 8 comuni che gravitano attorno al capoluogo di regione, un modello di ricerca che potrebbe essere devastante per la salute delle persone e il paesaggio naturale. Fino a Natale le associazioni potranno presentare osservazioni avverso il nuovo progetto della società siciliana Irminio in un'area di 87 km quadrati dove si ipotizzano giacimenti di idrocarburi. Luigi Mazzuto di Noi con Salvini è contrario all'utilizzo delle camionette vibranti e cariche esplosive in fori profondi 15 metri. Il nostro territorio, un territorio ricco, il nostro ambiente e il nostro biglietto da visita di questa regione, credo che ci sia stata un'unità di intenti e di forze per quanto riguarda l'offshore, per quanto riguarda le trivellazioni in mare, sembra siano scongiurate, però noi voglio dire non staremo fermi. Le 13 trivellazioni previste sul territorio nel piano presentato al Ministero, le 13 trivellazioni per la ricerca di idrocarburi presenti al Ministero non possono far dormire sonni tranquilli non solo la politica, ma visto e considerato di come si sono messe le cose, soprattutto ai cittadini. I cittadini che sono artefici e saranno artefici della difesa del loro ambiente e del loro territorio. Noi ci saremo sempre, anche perché ne abbiamo fatto quella della difesa del territorio in generale, della difesa della capacità dei territori di potersi affermare, di poter dire la propria nello sviluppo anche di questo territorio. Ci saremo, dicevo, con tutte le nostre forze. In occasione della giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, domani a Riccia tutti i bambini della scuola dell'infanzia daranno vita ad un corteo per le vie del paese raggiungendo il comune per la consegna ufficiale di un libro realizzato dagli stessi scolari che attraverso il disegno hanno scritto i diritti secondo il loro meraviglioso modo di vedere le cose. E da alcuni anni la Giunti e la Biblioteca Albino di Campobasso, muovendo da un progetto nazionale, si occupano di raccogliere dei libri da donare alle scuole elementari e dell'infanzia. Oggi la manifestazione di formale consegna ai bambini per incrementare le loro biblioteche scolastiche. Aiutaci a crescere, regalaci un libro. È un progetto che intende aiutare le biblioteche scolastiche delle elementari e dell'infanzia con alcune donazioni di libri. L'iniziativa ha incidenza nazionale e nella provincia di Campobasso è organizzata attraverso una campagna apposita sia dalla casa editrice Giunti che dalla biblioteca provinciale Albino. È una bella iniziativa che dura ormai da 5 anni, una collaborazione proficua con la Giunti che raccoglie le donazioni di tanti genitori, di tanti utenti e quest'anno anche di privati, di ditte, di società che hanno offerto, che hanno acquistato dei libri affinché le biblioteche scolastiche abbiano un patrimonio e quindi si possa più agevolmente più ricchezza praticare la lettura anche a scuola. In questo la biblioteca è uno snodo organizzativo importante, il nostro obiettivo da sempre è quello di potenziare la rete dei servizi di base, soprattutto rivolta ai piccoli e alle scuole in particolare.
importante ed interessante nel percorso di stimolo alla lettura e di vicinanza ai bambini la presenza di lettori volontari di Nati per Leggere e dell'Associazione Culturale Pediatri. Tutto questo serve sia ad avvicinare i bambini e le famiglie alla lettura, ai libri, alla lettura, una cosa che si è dimostrata fondamentale, importantissima per garantire uno sviluppo ottimale del bambino, a partire dalle età più precoci. Noi nei nostri ambulatori cominciamo intorno al quinto o sesto mese a consigliare ai genitori di leggere un libro al proprio bambino. Questo interesse per i libri e per la lettura poi è stato visto che resta anche nelle età successive, quando sarà magari il bambino a scegliere il proprio libro, a chiedere che magari gli venga regalato e a portare, andare con i genitori in biblioteca magari per un prestito del libro. L'attrice Lucrezia Lante della Rovere è protagonista in serata al Teatro Fulvio di Guglionesi con lo spettacolo Io sono Misia, replica domani alle ore 21. E passiamo ora alle previsioni del tempo. Cielo variabile oggi sul Molise, parzialmente nuvoloso, coperto dalla sera. Le temperature odierne sono comprese tra la minima di 8 gradi a Campobasso e la massima di 16 su Isernia. Ventilazione debole meridionale, calmo il medio Adriatico. Sulla regione domattina iniziali condizioni di sole e bel tempo diffuso. Valori climatici in leggero aumento. I venti ruoteranno dai quadranti di sud-ovest. Domenica 22, fari puntati a Iesi, dove scenderà in campo la San Benedettese capolista della Serie D. Intanto rivediamo come è maturato il successo della Iesina nell'ultimo turno di campionato contro la Miternina. La Iesina spezza il tabù a Miternina, formazione abruzzese contro la quale nei tre precedenti campionati i Leoncelli non erano mai riusciti a vincere. Questa volta invece finisce 2-0 per la squadra di Mister Bugari, una rete per tempo realizzata da Ragazzo e Carnevali per dare ai Leoncelli il terzo successo consecutivo. Al quindicesimo per la Iesina ci prova Arati dalla distanza, conclusione che si spegne abbondantemente alta. Un minuto dopo è ancora De Matteis a insinuarsi nella retroguardia di casa e riesce anche a trovare il gol, preceduto però dalla segnalazione di fuorigioco dell'assistente. Nulla di fatto. La prima possibile svolta del match al ventiduesimo. A ridosso della linea dell'area di rigore il fallo ingenuo da parte di Pierzanti su Torbidone c'è, tutto da vedere se sia in area o no. Fatto sta che per l'arbitro è sì ed è calcio di rigore. Dagli 11 metri si presenta De Matteis che calcia dal dischetto, Niosi si allunga nell'angolo basso alla sua destra e toglie il pallone dalla porta salvando la Iesina. Una Iesina che si scuote al 24esimo. Vede la discesa sulla destra di Cameruccio che però non trova nessuno in area sul suo traversone. Al 26esimo il vantaggio dei padroni di casa. Frulla mette in area a girare, la spizzata all'indietro di Ragazzo inganna schina, palla in rete 1-0. Per la Iesina prima dell'intervallo ci prova di nuovo Arati al 36esimo, botta da fuori, schina, ribatte. Al rientro dagli spogliatoi ci prova subito Ragazzo dalla distanza, schina è pronto e devia in angolo. Al 55esimo si vede la Miternina, incursione di Schiphol sulla sinistra, traversoni in area con arrivo in spaccata sulla sfera di De Matteis, palla che termina di poco al lato. Il raddoppio Leoncello arriva allora al 65esimo, quando Trudo sprinta da metà campo e innesca in aria con una bella palla filtrante lo sprint di Cameruccio che sul secondo palo serve l'assist per il facile appoggio in rete di Carnevali 2-0. Leoncelli alla caccia del tris fino alla fine, al 75esimo ci prova Trudo, diagonale che termina al lato. La squadra casertana della Life consolida il terzo posto nel campionato di eccellenza alle spalle di Termoli e Vasto Girardi, domenica trasferta in Puglia a Pietramonte Corvino per restare in zona playoff.
Angelo Giammatteo, presidente dell'ALLIF, è un buon torneo fino a questo momento per la sua formazione? La squadra sta andando abbastanza bene, io sono molto soddisfatto di questo gruppo, un gruppo unito, un gruppo che gioca divertendosi, un gruppo che tra l'altro anche molto corretto in campo, molto come si può notare con pochissime ammonizioni, un gruppo che gioca perché gli piace il calcio. E obiettivi noi per questa stagione? Sicuramente siete nella zona playoff e vorrete mantenere di sicuro questa posizione? Certo, sicuramente punteremo ai playoff, il nostro obiettivo è quello, anche perché la nostra non è una grossa città, quindi aspirare a qualcosa in più per il momento sarebbe anche diciamo, oltre le possibilità della nostra città, però noi ci crediamo, stiamo giocando per rimanere in alto. E sicuramente l'impegno, la volontà, l'impegno da parte dei ragazzi, la volontà da parte della dirigenza ci sta tutta, quindi credo che possiamo aspirare almeno ai playoff. Presidente, a livello di dirigenza e di vostri collaboratori ci sono anche obiettivi per i prossimi anni nell'eccellenza molisana? Diciamo che noi come società abbiamo una scuola calcio che portiamo avanti, quindi l'obiettivo è far crescere dei ragazzi di Alife e dintorni, quindi una scuola calcio che tra l'altro sta andando molto bene, noi partecipiamo a tutti i tornei del campionato, dai esordienti fino alla Juniores, abbiamo una squadra degli allievi eccezionale che sta vincendo, non ha perso mai una partita in questo campionato e ci darà sicuramente soddisfazione. È chiaro che per vincere ci vuole tanta volontà, tanto impegno, noi ce lo metteremo, ce lo stiamo mettendo, soprattutto perché ci teniamo a portare in alto il nome di Alife. Nella pallacanestro maschile di Serie B comanda in testa l'Eurobasket Roma a 14 punti davanti alla coppia Napoli e Palestrina. Appena 4 punti sin qui conquistati dal Globo Isernia e Fanalino di Coda, il Venafro ha 2 punti. Nel fine settimana i Pentri di Ciro Cardinale sfideranno il Cassino, mentre i venafrani dovranno vedersela a domicilio contro il Viterbo. E con questa notizia si chiude il nostro telegiornale. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.